cancellano graffiti, spazzano, puliscono scale, raccolgono migliaia di cicche una ad una davanti alla fermata metro di via Cavour. Ma che ci vuole a portarsi, se sei fumatore, a portarti appresso un posacenerino e non buttare a terra? Questa è una cosa che veramente è un'inciviltà pazzesca. Sono i volontari di Retake, associazione che dal 2010 si occupa della cura dei beni comuni della città, parchi, giardini e mura imbrattate. Graffiti, sporcizia ovunque, quindi rifiuti lasciati in ogni luogo, e poi tag di tutti i tipi, pubblicità abusive. La scritta sta scomparendo. Sta scomparendo, come vedete, in poco tempo. Questo dimostra che basta un po' di buona volontà e si può fare qualunque cosa. La gente passa, incuriosita, vuole sapere. Io voglio fare. Vuoi fare? Sì. Che io voglio fare. Perché vuoi fare? Perché mi amo Roma, i miei quartieri, vivo qui, perché no? Why not? È una grande esperienza educativa dal punto di vista civico, sia per chi lo fa, perché secondo me se lo facessero tutti un pochino l'anno si sensibilizzerebbero molto di più nei confronti di quello che è la loro città, sia per chi lo vede fare. Attraverso queste azioni cerchiamo di sensibilizzare non soltanto le altre persone, quindi gli altri cittadini, ma anche le istituzioni. Le richiamiamo al loro dovere. Abbiamo sottoscritto un protocollo col Comune di Roma, mediante il quale abbiamo unito gli sforzi. È brutto vedere quanta incuria, cioè quanto disinteresse a tenere, perché il bello chiama il bello. E se io trovo un luogo che è pieno di immondizia, sporco, imbrattato, vabbè, ce la butto pure io. Tra i volontari, i più sono pensionati, al lavoro ci sono anche migranti, rifugiati e richiedenti asilo. La finalità del progetto è coinvolgere rifugiati, persone migranti, rifugiati richiedenti asilo in attività di volontariato, di creazione di comunità, per farli sentire anche parte di una comunità, di una città che generalmente è molto ostile. Robert viene dal Ghana, è a Roma dal 2008. È importante perché io amo Roma, peccato vedere Roma un po' disordine, quindi mi piace aiutare per Retake Roma di nuovo.